Questa volta mi rimangio tutto e ti offro una recensione onesta di NordPass edizione 2023. Se vuoi altri contenuti italiani, non dimenticarti di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale. Perché questo provider compare nelle classifiche più importanti? Digital.com e PasswordManager.com hanno entrambi classificato questa opzione come Top Password Manager. Ma perché in un mercato così competitivo? Ho pensato lo stesso e ho voluto dare un'occhiata più da vicino. Iniziamo a parlare di reputazione. Il prodotto proviene da un'azienda rispettata, la NordSec, famosa nel mondo della sicurezza informatica. Effettua ricerche complete sulla password e offre ottimi consigli su come proteggere i propri account online. Tuttavia, questo da solo non è sufficiente per raccomandarlo. La loro architettura di sicurezza è ciò che devo valutare. Guardando alla crittografia è tutto buono, sono gli unici a utilizzare XCHA20 e questa è l'opzione più moderna nel mercato dei password manager. C'è anche una politica di conoscenza zero, che credo ogni password manager dovrebbe includere e anche altre aziende dovrebbero adottare. Ciò significa che nessuno dell'azienda è in grado di visualizzare il cavo di password o la password principale. No, non si tratta di un rigido giuramento di sicurezza che tutti hanno prestato al chiaro di luna, ma della loro architettura. Se qualcuno violasse i loro server, non potrebbe accedere ai dati del cavo. Ciò che apprezzo di più è che NordPass può sincronizzare l'account su diversi dispositivi, senza sacrificare la sicurezza. Questo, più gli audit indipendenti, confermano la loro dedizione alla sicurezza degli utenti. Nord Security è stata inoltre sottoposta a un audit SOC 2 di tipo 1, che copre le attività di NordPass. Questo li distingue enormemente dalla concorrenza. Poi ci sono le cose che sembrano noiose, ma che sono super cruciali. La password principale per sbloccare il conto, dopo tutto, è sicura tanto quanto lo è questo codice di 8 caratteri. L'aspetto interessante è che questo è tutto ciò che serve per accedere a tutti i dettagli del conto online. Quindi è comodo, ma deve essere conservato in un luogo sicuro. E poi ci sono le opzioni MFA. Ti raccomando di impostare sempre un qualche tipo di 2FA o MFA su tutti i tuoi account. E fortunatamente NordPass lo rende molto semplice con varie opzioni di autenticazione a più fattori. NordPass è sicuro? Questa è solo una piccola parte rispetto a tutto ciò che offrono in termini di sicurezza. Ma se la sicurezza è la tua priorità, sappi che NordPass gode di ottima reputazione e brilla sul mercato. Quindi, se vuoi proteggere tutti i tuoi account oggi stesso, ho lasciato i link per gli sconti esclusivi aggiornati nella descrizione. Ma c'è molto di più da scoprire, quindi parliamo delle attività di tutti i giorni e di come le funzioni possono essere utili. Per esempio, l'autofill. Non è certo una rarità per un gestore di password, ma NordPass lo fa bene? Ho visto in rete lamentele circa l'incoerenza di questa funzione. Tuttavia, dopo aver effettuato alcuni test, ho scoperto che mi chiedeva di salvare le nuove credenziali durante l'accesso e poi compilava automaticamente i dati in modo corretto. Per quanto riguarda l'archiviazione e l'organizzazione delle password, ne esistono un numero illimitato e cartelle ordinate che mi permettono di tenere separate le password di lavoro e quelle personali. Mi piace che ci sia anche una barra di ricerca per un facile accesso. Se volessi condividere una password in modo sicuro, non dovrei fare altro che aggiungere un destinatario fidato e condividere l'accesso. È importante sottolineare che questa opzione è disponibile solo attraverso il sito web di NordPass, non all'interno dell'app stessa. La cosa che mi piace di più è che si tratta di una crittografia end-to-end e che non è limitata alle password. Come previsto, c'è un generatore di password e mi piace il fatto che si possano creare frasi, rendendo le password un po' più facili da ricordare. Per quanto riguarda le funzioni di sicurezza, è disponibile un pratico scanner di violazione dei dati in tempo reale. Anche in questo caso analizza tutte le informazioni salvate per verificare se sono finite su un database del dark web e ricorda di aggiornare le informazioni rilevanti, se necessario. Di recente, un numero colossale di dati di utenti di WhatsApp è stato venduto sul dark web e questo è solo un esempio di quanti dati vengono scambiati negli angoli più loschi di internet. Questo e l'accesso di emergenza costituiscono un ottimo pacchetto di sicurezza. Anche se non lo uso spesso, permette di dare ai miei amici più stretti l'accesso in sola lettura al mio cavo, nel caso in cui io rimanga chiuso fuori o, come dire,
il mio cane abbia mangiato la mia password principale. Anche se non ci sono casseforti che si autodistruggono o terminologie fantasiose, ritengo che le funzionalità offerte da Nord siano molto utili e dopo averle testate posso dire che tutto funziona come previsto. Ma in fin dei conti, l'acquisto è giustificato solo se il prezzo non è folle, giusto? Qual è la posizione di NordPass all'interno del mercato? NordPass vale la pena? Attualmente i piani di 1 o 2 anni offrono il prezzo mensile più basso. Sorprendentemente sono entrambi inferiori a 2 euro al mese e offrono una garanzia di rimborso di 30 giorni. Le funzionalità non cambiano tra questi piani. Sono tutti gestori di password a tutti gli effetti e adatti a tutti i tipi di utenti. Quindi dipende da quello che si vuole fare. Inoltre offrono solo 6 dispositivi simultanei. Se questo ti preoccupa, puoi prendere in considerazione il piano famiglia, che però ovviamente costa di più. Non direi che NordPass è costoso, si colloca bene all'interno del mercato e considerando il suo livello di dedizione e protezione è un investimento che vale la pena fare. Tuttavia, questo è solo la recensione di NordPass Premium. L'azienda offre anche una versione gratuita, ma non avrai a disposizione la maggior parte delle cose di cui ti ho parlato, e in pratica potrai solo salvare e memorizzare automaticamente le password. E poi supporta solo un dispositivo. Alcuni recensori di Trustpilot hanno assegnato a NordPass 5 stelle e hanno commentato la facilità d'uso, quindi mi concentrerò sui pro e i contro. Per cominciare, NordPass è disponibile su tutti i principali sistemi operativi e anche su molte estensioni del browser. L'installazione dell'applicazione richiede circa 6 passaggi, più o meno, ed è abbastanza semplice. L'esperienza varia a seconda del piano acquistato, e questo è quanto. Confrontando le versioni desktop, non si notano grandi differenze. Mi è dispiaciuto che su Mac non ci sia l'accesso di emergenza. Non mi piace che le funzioni non siano disponibili per tutti gli utenti. Ogni cosa è ordinatamente suddivisa in categorie e in schede pertinenti. È difficile perdersi. Per quanto riguarda l'esperienza mobile, onestamente non ho notato grandi differenze tra Android e iOS. Tutte le funzioni principali sono accessibili e, sebbene il layout sia diverso da quello su desktop, è sufficiente navigare attraverso le schede principali. Insomma, sono sicuro che la tua esperienza sarà molto buona, indipendentemente dal tuo sistema operativo. Soprattutto per il fatto che ogni interfaccia utente è ben pianificata e che, in caso di problemi, sono disponibili guide o il supporto in live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per gli utenti premium. Detto questo, sul canale pubblichiamo spesso tutorial semplici che coprono una vasta gamma di strumenti di sicurezza, quindi assicurati di iscriverti per aiutarci a far crescere la nostra comunità italiana fino a 1000 iscritti. Grazie in anticipo. Ok, NordPass è buono? Ecco la dura realtà di questa recensione. Nessuno strumento è perfetto al 100% e sarei un bugiardo se dicessi che NordPass lo è, ma fa molte cose bene indipendentemente dal livello di esperienza. Ciò che mi colpisce di più è il connubio tra facilità e sicurezza. Mi sento davvero al sicuro usando questo gestore di password e non mi fa sudare. Certo, il piano gratuito è super basilare, quindi non direi che è il miglior gestore di password gratuito in assoluto. Sicuramente è in lizza per il titolo di miglior gestore di password, in generale. E tu? Cosa ne pensi? Ho tralasciato qualcosa che vorresti che approfondissi? Grazie per aver guardato e scopri l'offerta in descrizione. Ci vediamo al prossimo video.